capito suonare. Addirittura Dario che mi riceve. Ciao Dario, ciao. Come stai? Bene, Dario Nizzoli che ci porta nel suo ristorante. Questo qua, questo qui è un quadro. Questo qua sì, è un quadro dove ci sono, dove c'è Zavattini assieme alla sua Lega, come lui chiamava. Mi chiamava già Lega allora, che infatti se guardi nel quadro in fronte a sinistra c'è Zavattini e la sua Lega. Oh, ci sono tutti i suoi compagni di merenda. Questo qui, questo tavolo dove c'era, lui si metteva di solito qua nell'angolo fuori. Dario, ma il menù preferito da Zavattini? Il suo menù preferito era risotto con la zucca, naturalmente, a cui lui aggiungeva sempre un po' di brandy per togliere un po' il dolce della zucca. E poi c'era lo stracotto con la polenta lui l'aveva bruciata e mangiava. Le rane fritte secche, belle secche. È stagione di rane anche adesso? Sì, adesso no, adesso è stagione adesso, la festa è a settembre però. E poi dopo lui a fine, tutte le volte, a fine pasto, beveva o una gazzosa o una coca ghiacciata. La gazzosa come la Coca-Cola che ghiacciate, spurga. Che era il suo digestivo che bellissimo. Che ma tu sei in cucina, ovviamente sei lo chef, sì, perché vabbè, parliamo sì. di Arneo, se non sbaglio, sì, che sì. è il... Lui è l'imperatore. L'imperatore. Tu sei il suo figlio, sì, certo. E quindi ci porti nella tua cucina, ci fai vedere cosa stai preparando. Poi Dario, se non lo sapete, veniva a ballare alle stelle della regione. Certo. E oggi io sono. Allora, siccome ti ho portato il CD, il famoso CD del Remember due stelle, mando Scrocco da te oggi. Mi sembra giusto, di almeno quello. Che Scrocco è uno scambio. Certo. Stai preparando? I tortini al cioccolato col cuore morbido. Questo dopo però. Ah, ecco Arbore, è Arbore con tuo papà, eh? Grande Arbore. Qua c'è la caccia di Cerenne anche. Musica. Salvatore. Salvatore. Il critico, esperto di rock. Daniele Piombi. Daniele Piombi, qua c'è. I gatti di Vicolo Miracoli. Marco Columbro. Marco Columbro, dove? Eccolo. Au Casadei, Mel Baruffo, Beruschi, Banfi, Pippo Franco, Riccia Colò, Franco, Roberta Capua. Il di 900 quando c'era Bertolucci, eccolo Bertolucci. Sì. Hanno fatto 900. C'era De Niro. Famoso c'era Bertolucci, c'era allora Laura Betti, Dominique Sandà, quella là sopra, questa, e loro erano quelle famose, erano quelle lì, lo sai, non facevi sapere neanche chi era. Anita! Anita! Dici un po' cosa vedi! Cosa vedo? Un mucchio di cose! Ecco, vedo un sacco di briganti neri che scappano via come conigli e vedo uno dei nostri che gli corre dietro, senza fucile! Anita! Deve essere il mio tigre, che Dio lo benedica! C'ha solo un bastone in mano! Vacca, che forza! Le bastonate che gli dà, sembra un diavolo con 100 braccia, se poteste solo vederlo, donne! Picchia, dai! Dai, tigre, avanti, ammazzali! E noi non facciamo niente! Urlate, donne, urlate! Avanti, fatevi sentire! Più forte! Sono i miei peri, sono più forte! Beata gioventù, che vede quello che non c'è? Ma questo non era stato uno dei primi fan club dei sì, Nomadi? Sì, Nomadi, sì, sì. Loro abbiamo festeggiato assieme. Sì, le foto le abbiamo raggiunte. Abbiamo festeggiato assieme, pensa tu, i 40 anni noi di ristorazione, i 40 anni loro di attività. Già con 11 anni fa, ma con Beppe sì, sì. abbiamo fatto un capannone qua in piazza
di quelli prefabbricati, e abbiamo fatto questa giornata assieme. Loro avevano i 40 anni di loro attività e noi abbiamo fatto i nostri 40 anni di attività come ristorazione. Questo Neo è il posto dove mangiava Zanattini. Mi chiamava al telefono per venire a cena, mi raccomando il mio posto, essendo l'imperatore della zucca. Oh, ecco il cappello. L'imperatore della zucca, qui abbiamo la corona. Quando c'è la maialata, no? Sì. C'è questi, questa portata di questo maiale. Questa è la corona della zucca. Ecco. ogni piatto è portato. Lavorando a tema, ogni mese cambiamo piatto, ma cambia anche cappello. Bellissimo. E le maialate è la grande tradizione del maiale. Almeno mi devi spiegare una cosa. Io da piccolino benedivo sempre, mi dicevano benedici sti tortelli, benedici sti tortelli. Ma da dove arriva questa cosa del benedire? È una grande tradizione. La vigilia di Natale, il discorso nostro era una grande, era, la famiglia era tutta riunita, e da noi era obbligatoriamente da mangiare i tortelli di zucca. Però prima di andare a tavola si andava a benedire gli ambienti dove si viveva. E questo si andava a prendere l'acqua santa in chiesa, i più giovani, più vecchi della famiglia facevano il giro del casato. E con lo spergolo o il mansarol, ecco. Però cosa succedeva? Che erano cinque ambienti ben distinti da non scordarsi da benedire. Guai a scordarsi degli ambienti. Che erano poi quelli. Mia nonna, la gazzella contro mio nonno, Mark Mann, da non scordarsi da benedire questi cinque ambienti. Che erano? Quali erano? Granario. Oh. Che portavano a mangiare. Poi c'era il pollaio, giusto? La porcilaia. Poi. Insomma, dove si faceva mangiare? La cantina. Se ti scordi qualcosa, cartellino giallo, c'è un altro. La stalla. Ah. No, cino, e gli scritti lì. Vai, prego. Oh, grazie. Tortelli di zucca. Tortelli con di zucca. Un soffritto di cipolla e pancetta stagionata e una tessitina di padano, di grana padano e amaretti. Con gli amaretti non lo mai mangiare. Con gli amaretti sono. Proviamo. Grazie. Prego, buon appetito. Grazie. Che buono che si mia buona, A spermi a dire che non mi abbuna. Cocci di rame, c'è di tutto. Stamattina abbiamo appena fatto i ravioli con le lumache. Non è che vedo. Mizzoli, io qua ho scoperto una roba di mio suocero, di Pietro. Sì, sì. No, perché dopo se io gliela racconto lui non ci crede. No. Allora, dicami che adesso, com'era la faccenda dal Punt e la faccenda di Zanattini? Allora, sono arrivato qui una sera negli anni 70 e erano in tre. In tre? Allora, tre, forse era un po', diciamo, tre. Un estremismo verso... Sì. Era un venerdì. C'era Zavattini, c'era Marco Ferreri, erano 3-4 registi, stavano mangiando e sono ritornati dalla Biennale di Venezia. Intanto. Arrivano davanti al Cancelletti e continuano a rimproverare questi personaggi perché stanno mangiando e c'è la fame nel mondo. Teatro di Murat Fanno, ti siete a mangiare. È stato lì un battibecco, diciamo, per 5 minuti, poi Zavattini mette, Arneo, apri i cancelli, fai entrare quei ragazzi lì. E sono entrati, c'era ne hanno discusso, si sono seduti e hanno mangiato anche loro insieme. Intanto ha mangiato. Hai visto cosa hanno fatto? E c'era ti fa un lur, mia chiata. Capito Pietro, questa è la poi storia. Poi dopo da lì, nella notte di quello notte lì, so che è stato messo una bomba sul ponte del fiume Po. Una bomba sul fiume Po? Sotto il ponte, mentre lo costruivano. Ma lì una bombetta per far capire qualcosa diciamo, particolare. Certo. Che c'erano sui camion che stanno provando diciamo, la pesantezza, diciamo. E io dubito sempre che qualcuno sia rimasto ingranato in questi ambienti qui. E secondo me Pietro c'era in mezzo. Pietro era un direttino. Era in mezzo. E capì Pietro? Pietro aveva più ragione. Neanche adesso. Va ancora in muturga da 90 anni. Al Vigo. Quasi. Al Vigo sì, sì, è il Vigo. Sì, sì. Ciao Pietro. Ciao Pietro. Ciao.
Non lo so, 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 non l